Vangelo di questa domenica ci presenta la figura del Battista che predica un battesimo di conversione. Egli quindi ci chiama a immergerci nella conversione, nel cambiamento. Il termine conversione però spesso viene frainteso, si pensa che riguardi solo un cambiamento rispetto al modo di fare. In realtà ci parla di un cambiamento di mentalità, di un cambiamento nel nostro essere. Allora scoprire le vie del Signore, così come ci invita Giovanni, vuol dire fare una vera e propria inversione di marcia. E fu questa l'esperienza dei Magi, che cercavano il re dei re, ma chiusi nella loro mentalità, lo cercano nei palazzi di Erode, lo cercano in mezzo alla ricchezza. Scopriranno invece, quando ritroveranno la gioia della stella, che il Redentore, il Re del mondo, si trova invece nell'umiltà di una casa, in braccio a sua madre. Ecco che allora i Magi, arrivando a Betlemme, diventano veri pellegrini, perché diventare pellegrini vuol dire uscire dal proprio mondo, vuol dire farsi stranieri alla terra. E così i Magi scoprono che anche Dio si fa straniero, che Dio si è fatto straniero al cielo per venire ad essere ospite e pellegrino in mezzo a noi. Da questa esperienza i Magi vivranno la loro conversione. Infatti ci dice il Vangelo che per un'altra strada fecero ritorno. Vivono questa inversione di marcia, scoprono qual è la vera via del Signore, una via di misericordia per il perdono dei peccati, la via del Signore che viene a visitarci, che ogni giorno viene in mezzo a noi per vivere come straniero in mezzo agli uomini. Empecé en el Vaticano en junio, luego fui al País Vasco francés. Il mio viaggio è cominciato in Vaticano a giugno, poi sono andato nei Paesi Baschi francesi, da lì sono andato a Lourdes, sono tornato a Madrid e visto che c'era un'ondata di caldo sono andato a Stoccolma, in Svezia. Sono tornato a Madrid e da lì sono arrivato al Santuario di Fatima. Nel Santuario di Fatima ho pensato che cosa fosse più giusto fare, andare a Santiago, a Gerusalemme. In quel tempo ho deciso di venire a Gerusalemme. Irme a Santiago, irme a Jerusalén. Y entonces mi decisión fue venirme a Jerusalén. Ya de aquí en adelante. D'ora in poi Dio dispone di qualsiasi cosa per me, perché come diceva un prete, se vuoi far ridere Dio, raccontagli i tuoi progetti. Ora non so dove mi porterà la provvidenza. Non mi sento un re Magio, mi sento come un pastore che adora Dio tutta la notte, perché a volte rimango sveglio tutta la notte ad adorare. Mi sento come un pastore che, sentito l'annuncio, come i re Magi, si reca ad adorare Cristo. Mi sento il pastore che tra l'annuncio de los reyes va allí a adorar a Cristo.